La dottoressa Alice Azzulli è la progettista di Gioventù in Azione, che è il progetto europeo per mezzo del quale abbiamo oggi qui a San Salvo tutta questa bella gioventù. Sì, questo è un progetto finanziato, appunto, come ricordavi tu Orazio, da Gioventù in Azione, è stato finanziato all'associazione Duntech ed è un progetto di scambi giovanili, la misura 1-1 di questo programma che è Gioventù in Azione, appunto. È uno dei pochi progetti a livello nazionale, è l'unico progetto ad avere 60 partecipanti, perché difficilmente coinvolge gruppi così grandi di persone, e in questo caso invece c'è un gruppo enorme di persone che insieme, quindi di giovani musicisti che faranno musica insieme durante tutti questi 9 giorni, e alla fine di questi 9 giorni faranno anche un grandissimo concertone finale al quale parteciperanno non solo i ragazzi provenienti dai diversi paesi europei insieme ai ragazzi di San Salvo, ma anche ragazzi provenienti da Roma, da Potenza, dal Conservatorio di Potenza, dal Conservatorio di Foggia. Quindi ci sarà un grande concertone in piazza il 14 luglio, saranno circa 130 giovani musicisti, ragazzi. Una cosa c'è da sottolineare, che questa non è un'orchestra giovanile, quindi non è un'orchestra di professionisti, ma un'orchestra di ragazzi dai 13 anni in su, e noi abbiamo incluso per questo concertone finale anche qualche ragazzino di età inferiore, proprio per fare questa esperienza sostanzialmente. Umberto Ranalli è uno dei giovani musicisti. Sì, sono uno dei musicisti e... Questo sarà un progetto molto importante, in quanto ci accomunerà nel solo senso della musica. Sarà molto bello, in quanto saremo più di 120 ragazzi, e posso aggiungere anche che dall'Italia non saremo solo noi di San Salvo, ma anche ragazzi dai conservatori di Foggia e di Potenza e anche Roma. E quindi sarà un bel progetto e ci legherà sia tra noi italiani che tra tutti gli altri ragazzi dell'estero, irlandesi, olandesi e slovacchi. Poi vorrei andare tu in Irlanda? A me piacerebbe, speriamo che continui il progetto e che comunque venga rinnovata questa esperienza. Adesso Umberto, che è stato così bravo, intervisterà e tradurrà ciò che dice una sua collega, che però parlavamo di Irlanda, lei invece della Slovacchia. So, what is the first feeling that you have here in San Salvo when you arrived? Ah, okay. So I really like it. It's really like I feel the Italy here. And it's really beautiful small city, and I like the peace here, and it's also leggere. Yeah. So I really like it. In poche parole ha detto che gli è piaciuta. Io gli ho chiesto qual è stato la sua prima emozione qui a San Salvo, e ci ha detto che è stata molto bella, una gran bella città, anche se piccola, e che è rimasta contenta. And what kind of instrument you play? So I play the violin, and we in our Slovakian group we are just 7 violins, so it's like violin is majority in our group. Gli ho chiesto che strumento suonasse, e ci ha risposto che lei suona il violino, e dalla Slovacchia ne sono in 7, quindi ha detto che la maggior parte degli slovacchi suonano il violino. Aggiungo io che di violini ce ne saranno anche altri, anche dall'Italia, e quindi saremo più di una quarantina di violini, con altrettanti violoncelli, e quindi si creerà una grande orchestra sinfonica. In Slovacchia, your orchestra, how many people have? Ah, you mean like in our group?
Okay, so we have 15 people. We have three violoncelli, we have four flutes, and we have then four, three, seven, eight violin. Gli ho chiesto in quanti erano del gruppo slovacco, le ha risposto in 15, saranno tre violoncelli, frisello, quindi tre violoncelli, 7-8 violini and four? Ah ok, quattro flauti. So, the first thing, where are you from? I'm from the Netherlands. Okay. Sì, lei è una ragazza che viene dall'Olanda. And what kind of instrument you play? I sing and I play the piano. Ok, gli ho chiesto che strumento suonasse, lei invece canta e suona il pianoforte. And how many people are you from Netherlands? We're with 16, but 10 musicians and the other one are from multimedia. Ok, ho chiesto quante persone erano, ne sono 16 in totale, 10 che suonano, e mentre le altre 6 invece sono, diciamo, la parte organizzativa. And how many instruments you have in this group? About 6 different instruments, or 7. We have violin, flute, drum, so we sing. Ok, gli ho chiesto che tipo di strumento suonassero e ha risposto il violino, il flauto e anche la batteria. The last girl is from Ireland. Yeah, I'm from Ireland. And what kind of instrument you play? Violin. Violino, suono il violino. And also, how many people are you from Ireland? 15. Sorry. And what kind of instruments you play? There's 11 strings, 2 flutes and a piano. Okay. Ha detto che ci sono 11 archi, 2 pianoforti e 2 2 flauti. Sorry. The average age of your group? The youngest is 13 and the oldest is 18. Ok, gli ho chiesto qual era l'età media più o meno del loro gruppo. La più piccola, il più piccolo ha 13 anni e, diciamo, la più grande ne ha 18. E così sarà per tutto quanto, diciamo, questo progetto. Ci saranno partecipanti di tutte le età, appunto dai 13 anni fino a 18, ma anche sopra i 20, 25. Ok, thanks and... Fall asleep.